Allora, nasce così la mia storia. All'università un'azienda di Udine fece una giornata informativa. Io ho studiato agraria ad Udine e da lì mi appassionai un po' a questo settore. Io quando ho fatto l'università volevo comunque fare qualcosa di mio una volta uscito. Dal punto di vista personale io devo dire che serve tanto coraggio e tanta pazienza, perché la lumaca non è un animale lento solo col movimento, ma anche a darti delle soddisfazioni. Perché lavorando come lavoro io a ciclo biologico naturale, quindi all'aperto, e senza mangimi, puntando solo sulla qualità, quindi solo alimentazione verde, diciamo, la lumaca ci mette un anno da quando nasce ad arrivare a taglia commerciale. Questo vuol dire che se tu cominci i lavori per il primo anno a gennaio, tu il primo raccolto lo fai a settembre dell'anno dopo. Questo vuol dire che stiamo parlando di 20 mesi, 19-20 mesi dopo aver iniziato, e non è facile tener botta 20 mesi senza vedere niente, diciamo. E poi hai anche un sacco di problemi, tutti quanti risolvibili, però per quanto riguarda, più che problemi li chiamerei fastidi, perché per quanto riguarda la predazione, appunto per gli uccelli come ti ho fatto vedere prima, o per i topi, e quindi bisogna sempre stare attenti a valutare bene se intervenire, quando e come. È necessario essere presenti alla sera per almeno, secondo me, 3 volte a settimana per irrigare i recinti, perché se la lumaca non ha umidità non si muove, quindi non si accoppia, non mangia e non cresce. Allora, io ho una trentina di recinti e ogni recinto ha un ciclo biennale, quindi il primo anno ho cominciato con 14 e l'anno dopo ne ho costruiti altri 16. Ad ogni modo ho introdotto nei primi 14 recinti 42.000 riproduttori, 3.000 per recinto, perché un numero così alto? Perché appunto la lumaca, essendo un animale molto delicato e semplice, ha una mortalità elevata quando gli cambi di habitat, e quindi bisogna accettare una mortalità elevata dei riproduttori al primo anno per poi avere una popolazione adeguata per continuare la nostra avventura, diciamo. Per quanto riguarda la produzione, se va tutto perfetto, nel giro di 5 anni circa dovrei arrivare ad avere una produzione all'incirca, si stima, di 8-10 tonnellate annuali. Allora, le lumache le comprano principalmente i ristoratori. Dopo, a dire la verità, io l'anno scorso, con la piccolissima produzione che ho avuto dal primo anno, sono riuscito a lavorare bene con i privati. In futuro vorrei vedere se il mio terreno ha le possibilità di lavorare anche con altre specie che sono interessanti dal punto di vista culinario.